cacciato di casa perché omosessuale, costretto a vivere in condizioni disumane in un sottoscala, finisce in ospedale dopo essere stato morso dai topi. È la vicenda accaduta a Monte di Procida, Napoli, e denunciata dall'Arcigay, che si è messa in contatto con il sindaco del piccolo comune Flegreo, il quale ha assicurato il proprio intervento per trovare una sistemazione dignitosa all'uomo, di 40 anni. Non siamo una comunità omofoba? Conoscevamo da tempo le condizioni di difficoltà di Sergio, e abbiamo provato in più modi ad aiutarlo, dal comune alla parrocchia. Ora cercheremo di trovare ulteriori soluzioni che gli consentano di non vivere in condizioni disumane, così il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, commenta la vicenda. La denuncia dell'Arcigay. Sergio, invalido al 100% dopo un incidente sulla nave da carico su cui lavorava, racconta Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli, è stato cacciato di casa il 2 ottobre scorso di ritorno da una degenza ospedaliera. Il fratello, che già in altre occasioni l'avrebbe vessato perché gay, gli ha infatti impedito di mettere piede nell'abitazione, buttando vestiario e oggetti dal balcone. Da quel giorno vive in un sottoscala lurido, utilizzando un bidone come WC e lavandosi nottetempo in una fontana nelle vicinanze per la vergogna di essere visto dai vicini durante il giorno. Non so quali siano state le dinamiche familiari, spiega Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, ma posso dire senza timore di smentita che non siamo una comunità omofoba. Conoscevamo da tempo le condizioni di difficoltà di Sergio, e abbiamo provato in più modi ad aiutarlo, dal comune alla parrocchia. Ora cercheremo di trovare ulteriori soluzioni che gli consentano di non vivere in condizioni disumane. Il sindaco ha poi sottolineato di non sapere nulla fino ad oggi degli orientamenti sessuali di Sergio. Non so fino a che punto il clamore sollevato dall'Arcigay possa giovare alla soluzione dei suoi problemi. E ancora, il primo cittadino di Monte Procida spiega. I servizi sociali del comune lavoravano da tempo sul caso. Gli abbiamo erogato un contributo una tantum, gli abbiamo proposto ricoveri in strutture che lui però ha sempre rifiutato. Gli abbiamo inviato per alcune ore la settimana un operatore sociosanitario, abbiamo provato a erogargli il REI, il reddito di inclusione, ma l'INPS glielo ha negato probabilmente perché risulta intestatario di quote di beni ricevute in eredità. Insomma, era ed è un caso pienamente al centro dell'attenzione della comunità, parrocchia compresa. Moltiplicheremo gli sforzi per cercare insieme a Sergio, e alla sua famiglia, una soluzione, perché è indegno che nel 2018 un uomo possa vivere in un seminterrato privo dei requisiti di abitabilità.